Salve a tutti, oggi parliamo di un software di presentazione molto molto carino che si chiama Prezi, un'app che ci consentirà soprattutto in vista dell'esame di terza media di realizzare una presentazione accattivante, interessante e diversa dal solito. Andiamo subito su Prezi e andiamo a aprire il nostro software di presentazione. Ci apre la schermata iniziale e noi possiamo direttamente andare su Accedi. Se avrete voglia e tempo potrete anche dare un'occhiata a tutte le voci presenti qui, anche con questione prezzi e via dicendo, perché Prezi nella sua versione base è gratuito, nella versione premium è a pagamento. Noi però, per quello che ne faremo, l'uso che ne faremo, possiamo tranquillamente utilizzare quella gratuita e per entrare accediamo. A questo punto non ci resta che registrarsi oppure accedere semplicemente con il nostro account di Google. Ovviamente la seconda soluzione è quella più semplice, si può anche accedere con quello di Facebook ovviamente. Ci clicchiamo sopra e entriamo sul nostro Prezi. Quello che succederà è che ci aprirà la prima schermata, che è quella, la nostra home page praticamente, in cui sono presenti tutte le presentazioni già realizzate e un piccolo tutorial che si chiama Primi passi con Prezi. Diamo un'occhiata a com'è strutturata. Qui sulla sinistra ci sono le presentazioni, c'è la possibilità di creare una cartella o più cartelle all'interno delle quali mettere le nostre presentazioni. Quando la presentazione è finita, vedete che qui c'è un menu in basso a sinistra, in basso a destra, scusate, a tendina, che dà la possibilità di avviare la presentazione, di farlo da remoto, di fare una registrazione live, di condividere il link, questo è molto importante, perché se ci clicchiamo sopra ci darà la possibilità, creando un nuovo link, di inviare questo link tramite mail. Diciamo, mettiamo io, così si può fare tranquillamente, crea link, lui creerà un link che io posso copiare e inviare magari per WhatsApp o in altri modi anche per mail ai miei collaboratori che possono lavorare insieme con me al nostro Prezi. Oppure semplicemente andare qui e aggiungere collaboratori, su aggiungi collaboratori si mette il nome, indirizzo email e la spunta su può modificare, può commentare o può presentare. Lo aggiungiamo, fatto, e in automatico loro avranno per mail quanto richiesto, insomma la nostra presentazione per poter collaborare con noi. Dicevo della versione gratuita. La versione gratuita ha delle limitazioni. La principale di queste è che noi non possiamo tenere le nostre presentazioni solo per noi. Che significa? Significa che a modificarle saremo sempre solo noi, mentre per realizzarle, per poterle produrre, sarà necessario che tutti le possano vedere, quindi saranno visibili a tutti. Questo è l'unico vero problema legato a Prezi. Qui possiamo tranquillamente avviare una nuova presentazione, così vi faccio vedere come funziona. Vi faccio capire qual è la differenza vera tra Prezi e le altre modalità di presentazione. Qui vi apre una serie di layout, di template predefiniti, che possiamo scegliere come base, tra cui vendite, qui c'è marketing, educazione, no profit, risorse umane e generale. E possiamo quindi scegliere un nostro modello. Vedete che i modelli sono proprio tanti, ce ne stanno tantissimi, ce ne stanno proprio in un numero enorme e sono tutti quanti completamente modificabili, quindi a me non resta semplicemente che sceglierne uno. Per esempio, mappa del mondo antica, andiamo a prenderci questo. Vedete che c'è scritto Skilled. Skilled significa che è già per qualcuno che sa maneggiare Prezi. Se torno indietro vi faccio vedere che ce ne sono alcuni che hanno scritto addirittura Master e altri che hanno Novice, cioè novizio, chi comincia. Dicevo, possiamo sceglierne una, mappa del mondo, Skilled, possiamo prenderne anche una da Master, forse ancora meglio, così vi faccio vedere tutte le potenzialità. Prendiamo per esempio questa sull'Atomo, che è già molto carina, molto utile, già pronta per poter essere utilizzata come diciamo modello per un'eventuale presentazione nostra da fare all'esame di terza media. Gli diamo un titolo, lo chiamiamo semplicemente Atomo, e qui le due possibilità. Cliccando con persone con cui condivido, lui mi chiede di passare alla versione premium, che ovviamente a noi non interessa. Chi
chiunque nel web può visualizzarla, benissimo, io dico continuo, può visualizzare però non modificare, continua e lui dice ottima scelta e possiamo aprire tranquillamente, ci caricherà la nuova presentazione e potremo cominciare a lavorarci. Eccola qui, sta caricando tutte quante le slide. La differenza vera tra il Prezi e gli altri tipi di presentazione è che in realtà non ci sono slide che scendono una dietro l'altra, ci sono slide dentro le altre. Noi qui abbiamo un'immagine principale che resta sempre la stessa e potremmo viaggiare tra un'immagine e l'altra. E in che modo? Vi faccio vedere avviando la presentazione. Per andare con la presentazione semplicemente si cliccheranno quei pulsanti frecce destra e sinistra e comincia la presentazione. Introduzione. Vedete come funziona? Funziona zoom. Praticamente ogni volta io torno sugli zoom necessari e tutti quanti possono essere a loro volta divisi in zoom più piccoli. Molto molto semplice, è intuitivo, è molto carino perché possiamo utilizzare modelli predefiniti che ci danno l'idea del movimento. Adesso torno indietro e vi faccio vedere in che modo modificarli, perché ripeto, si può modificare tutto. L'importante è avere qui la panoramica a sinistra in cui ho tutte le slide, per esempio c'è la prima che è About, mi ci fa andare cliccandoci sopra, io posso modificare, questo è un disegno che posso modificare in dimensioni, ma posso modificare anche schiacciando CTRL e ALT a sinistra, ruotare, poi tenendo premuto il pulsante mouse, posso modificare l'introduzione cliccandoci sopra e decidendo di scriverci l'atomo, ad esempio. Posso anche decidere a questo punto di cambiare il font, perché il font così magari a me non piace, vado qui in alto a sinistra e cambio il font. Posso scegliere tra moltissimi font, alcuni molto molto carini, anche questo è molto bello. Posso scegliere, dicevo di modificarlo, posso scegliere anche di farlo diventare più grande, più piccolo, farlo in grassetto, corsivo o meno. Posso creare un colore di sfondo, che magari voglio che sia rosso, o voglio che sia un tono su tono, oppure voglio un colore grigio, scelgo io. Posso cambiare anche il colore del testo, questo è classico. Posso anche modificare l'allineamento che ha il mio testo. Posso scegliere di inserire, vedete questo corpo, questo qui è un sottotitolo, posso inserire dei titoli e via dicendo. Posso anche andare a questo punto a inserire un elenco puntato o rientro. Posso anche decidere di inserire un'animazione. Posso decidere per esempio che questo entri con una dissolvenza in entrata, oppure che ci sia un intervento come zoom. Le animazioni sono molto poche, sono appena 4, ma sono 4 perché in realtà fa tutto lo zoom avanti e indietro, come avrete visto. A questo punto possiamo anche aggiungere un audio se volete. Posso caricare un audio di mio supporto, posso anche decidere di mettere audio molto piccoli per la presentazione, magari registrati da me e poi inseriti qui dentro. Come vedete le possibilità sono tante. Posso anche inserire dei sottoargomenti. Cliccando qui su sottoargomento appaiono due possibilità, o un sottoargomento fatto a mo' di sistema solare oppure con i rettangoli. Se clicco su pianeta vedete che mi appare un sottotitolo che io posso modificare, ci clicco sopra e ci vado su e lo modifico. Anche in questo caso vedete che io posso cambiare il riempimento, mettere un colore diverso, posso aumentare per esempio il colore, mettere un colore del bordo diverso, mettere un colore blu per il bordo e aumentare lo spessore del bordo. Vedete? Quindi posso inserire un sacco di effetti. Posso, cliccandoci sopra e tenendo sempre CTRL e ALT, ruotarlo. Posso fare la stessa cosa con il titolo, prenderlo e ruotarlo. E tutto questo aggiungerà del movimento alla mia presentazione. Per tornare all'inizio, torno su panoramica. Se faccio partire la presentazione,
di nuovo come prima. Ecco qui che si torna indietro. Vedete che è molto accattivante, molto carino, è tutto su un'immagine. Immagini che a loro volta io posso modificare, posso decidere di ruotare, di ingrandire se voglio, diminuire, via dicendo. Tutte queste modifiche sono sempre attuabili. Posso anche, tornando per esempio sul primo item, decidere di voler inserire un video. Vado qui, inserisco, vedete che ci sono le possibilità di inserire un testo, di inserire un grafico, addirittura c'è anche la possibilità di inserire un, per i grafici l'ho aperto perché volevo ricordarvi che serve l'account premium, mentre per inserire un video o un audio non serve. Possiamo caricarlo dal nostro computer e qui serve di nuovo l'account a pagamento, ma posso metterlo da YouTube. Posso prendere un video da YouTube. Per esempio, se io vado a cercare su YouTube un video su Atomo, per esempio, un video che mi piace sugli atomi, vado in video, YouTube. Adesso ne scelgo uno a caso, ovviamente. Non è interessante il tipo di video, questo lo sceglierete prima con calma. Copiate l'URL, tornate sulla vostra presentazione di prezzi e inserisci l'URL del video. Incolla, inserisci e lui automaticamente lo mette dentro un riquadro. Io posso, ripeto, modificare, posso ruotare e posso decidere di animare. Quindi posso decidere anche che lui non entri subito al nostro video, ma con l'animazione entri in entrata. Ed ecco qui. E se vado poi a presentarlo, vedete che si apre il video in automatico. Tutto semplicemente muovendosi avanti e indietro. Ripeto, è molto molto semplice, molto intuitivo, è facile da... con ESC si ritorna indietro, ovviamente è facile modificare tutto, si può anche modificare lo sfondo, io voglio caricare un'immagine di sfondo e questo è possibile farlo anche tramite il nostro computer, scelgo un'immagine da caricare, per esempio questa, la apro, adesso questa immagine non c'entra nulla con gli atomi ovviamente, però posso anche decidere di cambiare l'immagine di sfondo e metterci un'immagine di sfondo diversa. Vedete, compare l'immagine che avevo scelto, un'immagine molto piccola, si carica ed ecco qua, che posso decidere magari di farlo per scienze della terra, per geografia, per mettendoci una cartina storica per storia. E questo sistema è un sistema molto molto carino per poter realizzare delle presentazioni accattivanti da portare all'esame. Quindi possiamo utilizzare questo nostro Prezi per farci l'esame di terza media. E diventa molto molto più bello che un classico PowerPoint, come abbiamo detto. C'è anche la possibilità, su Inserisci, non l'ho detto prima, di mettere delle forme, delle frecce o delle linee che colleghino idealmente le varie parti del nostro discorso, anche icone e simboli che posso caricare. Posso anche scegliere di caricare, inserire per esempio una forma. Le forme base da inserire sono abbastanza semplici, però possono essere utili per poterci lavorare sopra. Dentro alle forme si può anche pensare di modificare le forme. La trascino dentro e la metto qui e mettermi a disegnare e colorare la forma in modo diverso. Posso anche utilizzare altri software per poter creare delle forme particolari, quindi magari che hanno la sfumatura, che hanno un bordo particolare, che hanno l'ombra, via dicendo, e quindi puoi inserirle all'interno di Prezi. Ritorno sull'idea di condivisione perché ci si può lavorare insieme, sempre qui c'è il pulsante condividi, e condividi lo fa attraverso il link. Se io voglio farlo in modo più semplice, come abbiamo visto all'inizio, basta tornare sulla nostra pagina di Prezi. E vedete che io non ho mai salvato perché viene salvato tutto quanto in automatico. Torno sulle mie presentazioni di Prezi, la aggiorno la pagina e in questo caso comparirà anche
la presentazione nuova che ho fatto, Atomo. Cliccando qui vado su aggiungi collaboratori e faccio il link tramite l'email, che è molto più semplice, arriva serenamente più facile da realizzare. Come vi dicevo, Prezi è molto intuitivo, molto bello, ha delle sfumature che ovviamente PowerPoint non può concedere. Quello che resta da dire è a sinistra di avere sulla panoramica anche tutte le slide dentro le slide, perché come vedete per esempio qui su The Science ci sono altre due slide sotto, che sono quelle dei sottotitoli o dei sottoargomenti. Posso comunque sempre decidere di aggiungere un sottoargomento che si andrà a inserire qua sotto. Sottoargomento, vedete, si è aggiunto, ce n'è un altro nuovo qui che posso modificare come voglio. Spero di esservi stato utile. Giocate con Prezi, è molto carino, divertente e, ripeto, è accattivante, vi darà un vantaggio in più se utilizzato durante l'esame di terza media, per esempio, può essere un sistema molto carino. Oppure se fate un compito di realtà, un compito autentico, la presentazione con Prezi di quello che avete realizzato è molto molto più bella. Buon lavoro e alla prossima!